ad un prezzo unico di 20 euro. Benvenuti al Delle Alpi di Torino da parte di Massimo Marianella e dal vostro José Altafini. Benvenuti dunque alla partitissima Juventus-Milan, lo storico confronto tra le squadre con più tradizione, fascino e trofei del nostro calcio. La Juve ci arriva come unica squadra imbattuta e la miglior difesa del campionato, ha subito finora soltanto 4 gol. Il Milan con il miglior attacco ed il gioco che ha ottenuto i maggiori consensi. Vedete che risponde anche il Delle Alpi, c'è quasi il tutto esaurito, nessuno insomma voleva mancare a questa straordinaria sfida, un'attesa spasmodica. E allora vediamoci assieme subito le formazioni delle due squadre, cominciando dal Milan. C'era qualche dubbio alla vigilia, ovviamente non cambia lo schieramento, 4-3-1-2 per Carlo Ancelotti. C'è Abbiati al posto dell'infortunato Dida, difesa 4 con Scimic, Nesta, Maldini e Calazze. Pirlo è il regista arretrato, Ambrosini prende il posto di Gattuso largo sulla destra, Zeedorf dalla parte opposta, Rui Costa dietro le due punte che sono Inzaghi e Rivaldo, per permettere anche un minimo di movimento in più l'inserimento di Rivaldo proprio a Super Pippo Inzaghi. Per quanto riguarda invece la Juventus, ce n'erano, lo schieramento è lo stesso ma con qualche interpretazione diversa che poi vedremo nel corso della partita. Davanti a Buffon la difesa a 4 con Thuram, Carrera, Giuliano e Birindelli, poi Tacchinardi, Camoranesi, Davids, Nedved che partirà largo dalla sinistra a stringere dietro le due punte che sono Del Piero e Di Vaio. Tutti affamati di un grande risultato, tutti affamati di gol. Se lo scudetto, come ha detto Marcello Lippi, si assegnerà quest'anno nei confronti diretti, allora questa sera ce n'è in palio davvero una bella fetta. Qui vedete i giocatori a disposizione dei due tecnici sulle due panchine. C'è Shevchenko con Tomasson, Costa Curta dalla Bona, Serginho, Elveg e Fiori per il Milan, e la Juventus con Chimenti, Fresi, Salas, Zambrotta, Baiocco, Moretti e Salascheta. Sono due moduli tattici simili per quanto riguarda i numeri ma come detto diversi per l'interpretazione del 4-3-1-2. La Juventus con la linea dei tre a centrocampo con Nedved che parte largo dalla sinistra per accentrarsi dietro le due punte, il Milan invece con un rombo e la seconda punta, in questo caso Rivaldo. Questo forse è anche il motivo della scelta del brasiliano preferito a Shevchenko, che masticando un po' amaro va in panchina proprio per permettere con la sua mobilità un maggiore spazio per Super Pippo Inzaghi. Quest'anno è una Juve forte dei gol di Del Piero, delle parate di Buffon, la solidità di Thuram, la fantasia a destra che non va dimenticata di Camoranesi, un Milan che può rispondere con la prolificità di Inzaghi, straordinario in zona gol come sempre, Nesta che ha dato compattezza alla difesa, un Pirlo regista e un Zeedorf rispolverato. Questo è uno scontro tra due rivali storiche ma anche un incontro, l'abbiamo visto dal nostro prepartita, anche tra vecchi amici, ovvero sia da una parte Zeedorf con Davids ad esempio sono nati insieme nell'Ajax, e così come sono nati insieme nella Lazio Di Vaio e Nesta. Qui vedete i cartelli, la nostra regia Aurelio Astori sta svariando da una parte all'altra dello stadio per sottolineare anche quella che è la grande partecipazione del pubblico a questa sfida, e d'altronde non potrebbe essere davvero altrimenti. Le squadre sono ormai quasi all'imbocco del tunnel, pronte ad entrare in campo. Una partita che dopo anche i risultati del pomeriggio di ieri quasi, Giuseppe, vale di più. Sì, sicuramente, dobbiamo dire questo, che in precedenza avevo già detto che sia Milan che Juventus ieri hanno guadagnato 3 punti nel confronto dell'Inter. Se pareggeranno guadagneranno 4. Chi vincerà, uno dei due vincerà, può addirittura guadagnare 6 punti nei confronti dell'Inter facendo i dovuti con gli scontri. Devo dire che nella formazione del Milan c'è in panchina e Milan ha più possibilità di cambiare modulo con i giocatori che ha in panchina, al contrario della Juventus che ha dei sostituti molto validi, però il Milan può cambiare il sistema di gioco durante la partita. Tanti ovviamente i pronostici, le attese, le previsioni che sono state fatte per questa super sfida. L'analisi, l'unica che realmente si può fare, si può dire che la Juventus finora in campionato ha sofferto con le squadre che qui al Delle Alpi sono venute con un atteggiamento, diciamo così, prudente. Può avere una certezza, quella che il Milan verrà, come ha detto prima Ancelotti, a fare la partita, verrà a fare il suo gioco, quindi fatto di possesso palla, di girare il pallone, cercare dei varchi, e quindi questo dovrebbe garantirci un grande spettacolo. A proposito di spettacolo, lo stiamo vedendo con le immagini della nostra regia, un Delle Alpi che ha un colpo d'occhio davvero strano, quasi inusuale, perché è Piero ed è entusiasta. E allora io proprio per questo mi rivolgo anche a Marco Nosotti a bordo campo. Campo in condizioni ideali, l'hanno detto i giocatori, fa effetto però credo oggi il Delle Alpi, no Marco?
Sì, buonasera, dobbiamo dire che finalmente per questa grande sfida c'è un grandissimo pubblico, un entusiasmo incredibile, un Delle Alpi che non avevamo mai visto, o meglio quasi mai, così pieno, così entusiasta. Il terreno è in perfette condizioni, ovviamente c'è un alto tasso di umidità, un'area molto fredda e il campo è bagnato anche se il terreno è compatto e quindi è come al solito la variabile del rimbalzo del pallone. A te. Grazie a Marco Nosotti che ovviamente sarà appostato a bordocampo con Martina Maestri per raccogliere tutte quelle che sono le sfumature in più di una partita così importante, e queste partite così importanti sono fatte anche delle piccole sfumature, Giuseppe. Sì, è vero, bisogna vedere solo che ragionamento farà due squadre. Come hai detto tu giustamente, il Milan viene a fare la sua partita, è partito in questo campionato con l'idea di giocare, tenere il possesso di palla, ma il centrocampo sarà una lotta di titani se nel centrocampo. La Juventus ha sofferto moltissimo mercoledì col Piacenza perché non aveva la formazione normale, era un po' rimaneggiata, ha sofferto moltissimo e bisogna vedere chi dei due, soprarà naturalmente l'avversario a centrocampo. Io penso che si vincerà a centrocampo questa partita, Massimo. Intanto a proposito di vittorie, qui vediamo una maglia, una t-shirt che è indossata dagli arbitri, poi la vedrete indossata anche dai giocatori. Questa è la vittoria che per tutti noi dovrebbe essere quella più importante, un sogno da raggiungere, un gol per la ricerca. Ricordiamo che oggi la Lega donerà 2.000 euro all'Associazione della Ricerca Italiana per la Ricerca sul Cancro, ogni gol che è stato segnato ormai nel weekend, più quelli di questa sera. Sempre bello che il calcio sia molto vicino ai problemi, e questo è davvero un problema grosso, che il sogno è davvero quello di poter risolvere per motivi molto più piccoli. Se parliamo di sogni sportivi, è chiaro che le due squadre vogliono, debbono superarsi oggi, anche se, ha detto Marcello Lippi, la vittoria è importante, non è fondamentale però. No, dobbiamo considerare che l'Inter, perdendo 3 punti, domenica prossima gioca a affrontare la Roma a Roma. Chiaramente sia Milan che Juventus non vuole allontanarsi, e una eventuale, fosse stata una vittoria dell'Inter ieri, chiaramente i punti erano molto di più, e oggi come oggi, anzi questa sera, chiaramente le due squadre giocano con una certa tranquillità, c'è meno preoccupazione da parte di tutte e due, e penso che sarà veramente una bella partita, me lo auguro. E siccome devono donare 2.000 euro per gol, speriamo che almeno, se finisca a pari, finisca 10-10. Questa è una battuta naturalmente in riguardo alla beneficenza. Inquadrato Massimo Ambrosini in primo piano, lui è stato l'unico vero dubbio di Carlo Ancelotti, l'aveva dato al 50% con Sam Dallabona, ha detto mi affiderò al momento di arrivare allo stadio alle sensazioni, evidentemente ha una sensazione che gli ha indicato Massimo Ambrosini come titolare, d'altronde uomo di maggiore esperienza anche per partite poi così importante. Abbiamo visto come ci sia grande rispetto, amicizia, affetto tra Ancelotti e i giocatori della Juventus, perché una delle storie nella storia ovviamente di questa grande partita è anche il ritorno di Carletto Ancelotti ancora una volta qui al Delle Alpi, dove alla guida della Juventus ha fatto bene, ha vinto tanto ma non ha avuto fortuna. Beh, Ancelotti è un allenatore che sicuramente è amato dai suoi giocatori, perché è una persona che non ho mai visto sgridare nessuno, mai ridarguire nessuno platealmente. Questo è molto importante, l'ho visto a volte in panchina, non so, essere dissentire ad una situazione, ma mai arrabbiato con i suoi giocatori. I giocatori in fondo piacciono queste cose qua. E quello che hai detto tu lo ha detto anche Lilian Thuram parlando della sfida, ha detto Ancelotti ha sempre cercato il bel gioco ma lo ottiene dando fiducia ai suoi giocatori, ecco perché all'interno di uno spogliatoio è sempre molto rispettato e molto amato. Quest'anno una delle forze del Milan, una delle grandi prerogative di questa squadra, è anche non soltanto le scelte di Ancelotti ma anche la coerenza con cui guida queste scelte, il che ovviamente lo rende ancora una volta più amato all'interno dello spogliatoio. Qui vediamo le squadre che si stanno schierando, l'entusiasmo del pubblico che ha visto le due formazioni entrare sul tappeto verde delle Alpi. Sono le partite per cui facciamo questo lavoro, aveva detto Lilian Thuram ieri, sono le sfide che non devi preparare perché le emozioni ti entrano dentro, gli aveva fatto eco Rivaldo. E allora pochi secondi e le emozioni di Juve e Milan le vivremo tutti assieme. Si trasformerà in un euro per la ricerca. 4-4-6-4-4.
Sogni un'auto capace di sfidare anche il vento? Nuova Opel Vectra GTS. Lancio della monetina, scambio di Gardetti tra i due capitani, ormai davvero pochissimo ci separa da Juventus-Milan. Il Milan mi sembra che abbia vinto il sorteggio. Eccolo qua, Super Pippo Inzaghi, è l'uomo dei record, l'uomo delle copertine quest'anno, 215 gol da protagonista professionista, 100 in Serie A, è il recordman di segnature in Europa, 17, quest'anno nessuno come lui, è la minaccia del classico gol dell'ex, ma attenzione perché si gioca a casa di Alex Del Piero, rigenerato nel fisico, nello spirito, è tornato all'altezza davvero della sua fama, quello che lo ha reso personaggio inimitabile a livello di mondo del calcio. Questa è una sfida anche dei due straordinari allenatori, cioè Lippi e Ancelotti, qui intanto vediamo il capitano Maldini, dicevo due grandi tecnici, bravissimi, che si stimano, forse non si amano molto, uno da tecnico ha vinto tutto quello che c'era da vincere con mosse giuste, l'altro si prepara a farlo dopo i trionfi da giocatore all'insegna della coerenza e del bel gioco che non può non passare attraverso i piedi dei grandi, grandissimi protagonisti che abbiamo sul terreno di gioco. Adesso José, tutto è pronto per il calcio d'inizio di Juventus-Milan, sarà la Juve a toccare il primo pallone, importante Nedved per la sua posizione tattica fondamentale, Nesta, e li abbiamo visti in primo piano prima per la retroguardia del Milan, in bocca al lupo anche all'arbitro Paparesta. Queste sono, ha ragione Turam, sono le partite che tutti noi che facciamo un po' parte di questo mondo vogliamo in qualche modo giocare, no? Dobbiamo dire che più Turam oltretutto ha giocato mercoledì centrale, è stato migliore in campo di quelle più, chiaramente torna nella sua posizione, un giocatore che ormai ha accettato questa posizione e è molto importante questo massimo, però un giocatore accettare, convinto, gioca meglio. C'è un calcio di punizione, il primo della partita, che ha già battuto il Milan, largo per Calazze. Taglia subito il campo, va dalla parte opposta dove c'è Šimić, larga per Rivaldo, subito molto mobile a conferma di quanto avevamo detto nel disegnare, nel presentare la partita. Uno dei motivi probabilmente per cui è stato scelto, non soltanto per la sua esperienza e la sua classe, è proprio per dare spazio in quanto non dia Shevchenko a Inzaghi. Attenzione però alla Juventus, Abbiati si getta sul pallone. È stato bravissimo Del Piero a inserirsi, ha cercato di agganciare il pallone ma ha preso con la punta, vedete che non è quasi in dribbla in quel momento lì Abbiati, ma Abbiati è stato molto bravo. Allora le marcature, Massimo, mi sembra che Attacchinardi ha preso Sedor, intanto è in posizione regolare Rivaldo che controlla, fermato sulla tre quarti, poi Davids, riesce anche un numero, zona pericolosa all'olandese, e si distende Nedved, avanza, non lo affronta nessuno, è zona tiro, lo prova, è il primo brivido dell'incontro. Ah sì signori, la difesa del Milan ha concesso questo spazio a Nedved, e Nedved è un giocatore che quando si prepara così come si è preparato adesso, guardate, per un pelo Abbiate era avanzato, e il tiro di Nedved, che è il più grande tiratore, uno dei più grandi tiratori del calcio italiano, si è liberato molto bene. E anche a questo dovrà fare attenzione ovviamente il Milan, a controllare gli inserimenti centrali di Pavel Nedved, una nuova posizione, lo aveva detto un paio di settimane fa, meno gol, più assist, l'importante è essere utile alla squadra, è chiaro che il gol un po' gli manca, è chiaro che il gol lo cerca quando gli si offrono situazioni come quella di qualche istante fa. La risposta del Milan, frustrata però poi dall'intervento di Thuram, prova ad andare, fermato da Maldini, tocco di Calazze, ancora Nedved, sempre fascia centrale, si allarga Di Vaio, si è inciampato da solo Massimo, si è pasticciato Nedved, che adesso si rialza anche un po' a fatica. Rui Costa sulla destra, allora è lì che va il portoghese, si era alzata la bandierina del guardaline, l'arbitro un po' in ritardo se ne accorge e fischia il calcio di punizione per la Juve. Mi dà l'impressione che inizialmente la Juventus sta aggredendo naturalmente. Qui abbiamo visto, sì, benissimo, ottimo, sì, i nostri cameraman, bravissimo anche Aurelio, avete visto come si è praticamente inciampato da solo puntando il piede nel terreno. L'importante è che non ci sia fatto nulla. Meno male che non ha chiesto cartellino giallo al terreno, comunque non gli è successo niente. Davids, gira palla la Juventus, Ferrara allarga per Thuram,
Camoranesi, anche con un preziosismo per l'avanzata ancora di Thuram. Il lancio c'è fuori gioco però di Di Vaio. Inutile anche l'uscita di Abbiati. Marco Di Vaio, che proprio ieri ha detto il gol sicuramente arriverà, chiaro che se dovesse arrivare in questa partita molto meglio. Qui intanto rivediamo la posizione irregolare di Vaio, che poi è stato molto onesto, ha detto sono poche le cose che non hanno funzionato sino a questo momento nella Juve, una di queste probabilmente sono io, nel senso che in campionato sono mancati i miei gol e per mille motivi, ovviamente soprattutto quello dell'assenza del francese, anche quelli di Trezeguet, ma abbiamo tempo e spazio per poterlo correggere nel corso della stagione. Il recupero ancora della Juve che va con Davids, l'appoggio per Nedved, non riesce a prolungare per Di Vaio. C'è Di Vaio che sta entrando molto sul lato sinistro, alle spalle della difesa della Juve, del Milan, che sta creando dei problemi naturalmente. L'apertura di Camoranesi per l'avanzata di Birindelli, se ne va in pressione, riesce a stringere per il cross, ma non è recapitare per nessuno dei suoi compagni. È andato talmente veloce che non è riuscito poi a crossare. Šimić prova ad appoggiare il primo pallone per Inzaghi, subisce una botta da dietro, guadagna il primo calcio di punizione. Qui rivediamo l'intervento deciso alle sue spalle di Marco Iuliano. Tutta la punizione per Seedorf, cerca di prolungare, anticipato Buffon, Thuram ricostruisce subito gioco. Stavolta sorvola Paparesta sull'intervento di Šimić, c'era fuori gioco di Inzaghi ed ecco perché si batterà ancora un calcio di punizione in favore della Juventus. Super Pippo Inzaghi, 100 gol netti nella nostra Serie A, recordman di gol per un giocatore italiano nelle coppe europee, 215 da professionista, tutte statistiche che lui conosce benissimo. Ha detto i record sono importanti, quello a cui tengo di più è proprio quello in Europa. C'è Del Piero che mercoledì scorso, siccome trovava molta difficoltà, ha rubato la palla a Camoranesi. L'ingenuità di Calazze, il cross immediato di Camoranesi, adesso cerca spazio Di Vaio, chiuso molto bene però da Šimić, e allora riparte il Milan, lo fa con un numero di Rivaldo, cerca di andarsene in progressione, viene abbattuto, guadagna calcio di punizione. Mi dà l'impressione che Rivaldo sia bene fisicamente, perché a costo là, questa avanzata che ha fatto su Davis è stato molto veloce. Attenzione a Rui Costa. L'appoggio di Seedorf per Rui Costa, ancora una volta Inzaghi era in fuorigioco, infatti viene ancora fermato dall'arbitro in gioco per assegnare un calcio di punizione alla Juventus. Battuto corto Thuram, Ferrara che gira per Iuliano dalla parte opposta, Birindelli. Vizio di Di Vaio, fatica però nel controllare, alla fine Milan recupera il pallone, guadagna la rimessa laterale. Sta molto bene fisicamente Rivaldo, si muove tantissimo, si e lascia grandi spazi a Inzaghi. Si è visto quel pallone che ha ricevuto fuori dall'area, che ha passato Davids, si è visto chiaramente che sta bene fisicamente. Qui c'è un altro calcio di punizione, intervento su Rivaldo, 3 gol in 5 partite nel nostro campionato. Ha detto sapevo che era difficile, un'esperienza importante, ma non pensavo così difficile. Qui bisogna essere estremamente rapidi perché le marcature sono diverse da qualsiasi altra parte dove io abbia giocato. Calazze è pronto al cross, sfiora soltanto Inzaghi e Thuram può allontanare. Con calma Maldini sfugge il pallone al controllo di Pirlo. Nedved, posizione regolare per Del Piero, c'è anche Di Vaio dalla parte opposta, il tocco è per lui, porta vuota, rete, Juventus in vantaggio, 7 minuti 37 secondi, Marco Di Vaio lo aveva detto, se lo era predetto, un gol potrebbe arrivare nella super sfida, servito. Dobbiamo dire però che è stato bravissimo Del Piero, non è stato egoista assolutamente, perché aveva tutta la possibilità di tirare in porta, ma guardate la difesa del Milan, mi ha dato impressione prima di avere di concedere troppo spazio. Guardate Del Piero che regala praticamente questo gol a Di Vaio. Qui lo stiamo rivedendo, bravissimo ad inserirsi Alex Del Piero, non può nulla in copertura Maldini, Abbiati è solo davanti a
a Di Vaio. Qui rivediamo la posizione, il lancio di Nedved è per Del Piero, che è in posizione regolare, quindi non conta la posizione di Di Vaio. Bravo Del Piero a chiamarsi la marcatura di Maldini. A quel punto un giochino, il tap-in di piatto destro di Di Vaio, Juventus in vantaggio, si sblocca subito la super sfida. Sì, dobbiamo dire che Milan si è visto chiaramente nelle due occasioni che ha avanzato la Juventus, che c'era la difesa un po' troppo aperta, chiaramente si sono infilati due volte lì, una volta in fuorigioco. Chiaramente poi c'è un'altra cosa, Pirlo non riesce a entrare nel gioco perché c'è troppa velocità in quello settore lì tra Davids e Nedved, che continua a entrare in grande libertà nel centro del campo. E Davids che ha manovrato il pallone, poi cedendo la Birindelli che sbaglia. Zeedorf. Cerca Inzaghi, riesce in qualche modo a controllare. Ambrosini, corto per Rui Costa, scambiano ancora i due. Al centro c'è anche Rivaldo, ha postato fuori Zeedorf. Anticipa tutti però Thuram con autorità. Nedved. E aveva cercato un buon movimento Di Vaio, questa volta è stato chiuso però dalla difesa del Milan. Rui Costa, spazio per Calazze, viene incontro Zedor, Calazze si fa attaccare da Camoranesi, allora poi deve cedere a Pirlo. Il Milan si sta cercando di organizzare la manovra con le sue geometrie, chiaramente c'è una grande, ecco vedete qui c'è un malinteso tra Calazze e Zedor. Non si sono intesi i due, permettendo alla Juventus di recuperare palla, la smorfia sul volto di Carlo Ancelotti la dice lunga. Poi sentiremo ovviamente dai nostri inviati a bordo campo subito le reazioni dopo le gol che stiamo rivedendo di Marco Di Vaio. Bravissimo Del Piero, straordinario anche Nedved nel lancio in profondità. Tutta la gioia comprensibile e meritata per Marco Di Vaio. Camoranesi cerca un altro lancio per Nedved, vuol tenere vivo il pallone, attaccato però con successo da Šimić. Poi Rui Costa allarga subito per Rivaldo, lancio ancora per il portoghese, un triangolo lungo che non si può chiudere. Beh, chiaramente Rui Costa non è un velocista, Rui Costa è uno che ha delle progressioni, il lancio del Rivaldo è stato veramente un po' sbagliato direi. Buffon pronto al rinvio, c'è fuori gioco dice il guardalinee di Di Vaio, calcio di punizione per il Milan. Io ne approfitterei per andare a bordo campo, inizierei da Martina Maestri. Martina, reazione molto bella di tutta la panchina, un po' più contenuta per Lippi che però ha fatto un unico gesto all'indirizzo di Di Vaio. Ok, questa dimostrazione di quanto sia contento anche ovviamente il tecnico da Juventus. Per il resto un Lippi molto tranquillo e soprattutto molto silenzioso. Massimo, manovra Rui Costa, sbaglia però l'apertura. Di Vaio per Nedved, triangolo ancora verso Di Vaio, è straordinario nella chiusura per il tempismo. Maldini prende un rischio, tutta la classe di Maldini. Sì, è grandissimo Maldini, questo non si discute, però c'è una preoccupazione per la difesa del Milan, perché ogni volta che avanza la Juventus trova dei corridoi larghissimi e chiaramente il Milan deve correre ai ripari a questo punto per non concedere più questi spazi così. Cerca adesso di costruire gioco però la formazione di Ancelotti, arriva subito il raddoppio in pressing della Juventus che recupera il pallone, Tacchinardi l'ha appoggiata all'indietro, poi Davids nello stretto va via, Nedved si accentra, prova ancora Abbiati, sicuro in presa. Io andrei da Marco Nosotti che ci aiuti a leggere un po' la smorfia sul volto di Ancelotti, peraltro comprensibile. La smorfia di Ancelotti era riferita soprattutto all'errore che aveva fatto al suo tempo Pirlo in occasione dell'azione che poi si è sviluppata portando al gol di Di Vaio. Attenzione, c'è un problema di filtro in mezzo al campo, sta facendo arretrare Zeedorf, fa centrare Zeedorf e chiede soprattutto a Pirlo di stare attento ai movimenti di Nedved. Attenzione al lancio di Rivaldo a cercare Inzaghi, controllato molto bene però nell'occasione da Birindelli, e si riorganizza la Juventus con Thuram. Altro lancio in profondità, controllo spettacolare di Camoranesi, se ne va con un numero, cerca di spingere sulla fascia, altrettanto bravo un gigantesco Maldini, tiene il passo, lo accompagna fuori dal campo. Questa è l'esperienza, la grande classe di Maldini, perché ha accompagnato, ha lasciato che Camoranesi allungasse il pallone, chiaramente non gli ha concesso più spazio e ha accompagnato la palla fuori.
dobbiamo dire che la difficoltà del Milan sta proprio nel centrocampo, dove Pirlo non riesce a organizzare col gioco che lui fa da filtro. Non riesce a girarsi Inzaghi. Allora palla ancora all'indietro per Buffon. Sul suo rilancio Calazze. Stava rientrando dal fuorigioco, ecco perché si è disinteressato del pallone Rivaldo. Palla persa per il Milan, rapidamente ancora da Marco Nosotti. Marco. Completare quello che diceva poc'anzi Ancelotti, adesso sta facendo stringere anche Ambrosini, nonché Seedorf, bisogna coprire meglio in mezzo, dando spazio poi sulle fasce, perché Pirlo deve sì istruire il gioco, ispirare il gioco, ma non può fare da solo il lavoro di filtro. Rilancio lunghissimo per Del Piero, anticipato da Maldini. Più reattiva però a centrocampo la Juventus, recupera un altro pallone Nedved, largo di Vaio, subito dentro c'è il solito Maldini che allontana. Ma il tormentone del Milan è proprio Nedved, che continua a inserirsi nel centro della difesa con grande libertà, e questa è una cosa veramente molto pericolosa per la difesa. Fallo di Maldini, secondo Papà resta. Maldini ha mimato allargando la gamba, che è stato giocatore della Juve a cercare il contatto. Punizione battuta rapidamente, non dà effetto però, perché il Milan copre con il colpo di testa di Nesta. Si resterà in zona d'attacco per la Juventus. Dell'auto si incarica Turam. La sponda di Camoranesi, a quel punto però Turam è in fuorigioco e quindi la punizione per il Milan. Sì, l'assistente dell'arbitro era molto in linea, c'era anche Del Piero che si era inserito, ma non era chiaramente fischiabile il fuorigioco su di lui. Punizione battuta da Calazze. Il colpo di testa di Turam nel mucchio. Tanto Nedved, poi Camoranesi, lotta sulla fascia, vince un rimpallo, aiutosi però con la gamba tesa, dice l'arbitro, ecco perché ancora un calcio di punizione praticamente dalla stessa zona per il Milan. Questa volta Calazze appoggia lateralmente per Maldini. E Maldini che ha capito benissimo che qual è la difficoltà che ha Calazze quando affronta Camoranesi, e lo chiude quasi sempre, viene in aiuto perché fa la doppia marcatura, perché Camoranesi va sempre via di Calazze. Intanto devono indietreggiare gli avanti del Milan, che hanno qualche problema a trovare i rapporti giusti con la linea difensiva della Juventus, che continua a salire moltissimo, e quindi ci sono problemi di offside. Sicuramente. Lancio di Turam per Nedved, alla meglio su di lui Pirlo, con eleganza ed efficacia Maldini, scambiato con Calazze. Posta proprio il capitano del Milan. Scusami, c'è più movimento da parte della Juventus che del Milan. C'è un calcio di punizione per questo intervento di Ferrara su Clarence Seedorf, che abbiamo ben rivisto dal nostro replay. Punizione l'ha toccata proprio Seedorf. Calazze, ancora l'olandese, deve liberarsi della pressione di Zakinardi, lo fa benissimo, un gioco di prestigio, evita anche Davids, allarga per Rivaldo, c'era anche Rui Costa in buona posizione, tiro deviato, facile la presa per Buffon, ancora Martina Maestri. Preoccupazione di Lippi negli ultimi minuti, la posizione di Camoranesi, ogni tanto si fa portare troppo al centro mentre deve mantenersi largo sulla fascia destra. Lo ha fatto bene in questo caso, inizialmente perché era andato in slalom, ma poi l'argentino perde palla e allora si riorganizza il Milan. Fallo proprio di Camoranesi su Pirlo, calcio di punizione per i rossoneri. È un'altra cosa che dovrebbe pensarci Ancelotti per quanto riguarda il Milan, è che Calazzi sta avendo difficoltà con Camoranesi, che ha un passo diverso, chiaramente più veloce. È un altro problema. L'altro problema è la Kinetic, che entra sempre libero. Pirlo sulla tre quarti avversaria, questa volta appoggia per Rivaldo, è buono il movimento. Rivaldo, palla sul sinistro, viene chiuso. Seedorf prova. La conclusione a pelo d'erba, si inginocchia senza problemi Buffon. Beh, si è visto il Milan di inizio campionato, questo momento il passaggio di Pirlo per Rivaldo è stato bellissimo, non si è liberato bene per il tiro, è stata l'una della sua sfortuna quella lì. Vediamo anche con l'ausilio della grafica i tiri effettuati dalle due squadre e quelli poi nello specifico nello specchio della porta. Conta ovviamente quello di Marco Di Vaio, facile ma preziosissimo per il vantaggio dell'1-0. Camoranesi per Turam. Ferrara si propone ancora largo il francese,
Verso Nedved, sempre più a tutto campo la posizione di Nedved, che oggi non parte neanche largo da sinistra, è stabilmente dietro le due punte fino adesso. Tra l'altro Camoranese che torna molto nella mediana, la mediana della Juventus, per anche infoltire di più il centrocampo. Tra l'altro lui mercoledì ha giocato proprio a centrocampo, non ha giocato mai sulla destra, solo quando è entrato Nedved ha giocato sulla fascia destra. Non contento Del Piero del fischio di Paparesta sul suo raddoppio su Maldini, punizione già battuta in profondità che non arriva Inzaghi, però qui era diretta per il colpo di testa di Giuliano, poi grande apertura proprio verso Del Piero controllato da Calazze, bravo Del Piero, si gira anche limite, cerca la conclusione, tutto molto bello, tiro non preciso però. Il pallonetto era giusto, solo che la direzione era sbagliata, ma ha fatto una cosa veramente molto bella, vedete qua, si è restato su se stesso, guardate che pallonetto che ha fatto, molto bene, in mezzo a due giocatori, abbiata leggermente, anzi abbastanza davanti, di qui si vede meglio Massimo. Sì, qui possiamo riapprezzarlo, notevole era anche la maniera in cui Del Piero, con l'uomo addosso che era Calazze, ha messo giù il pallone, riuscendo contemporaneamente a girarsi, colpo di testa di Tacchinardi, quello di Del Piero, allontana Nesta, cerca di prolungare Ambrosini, ma c'è Giuliano, Maldini, Calamita, un altro pallone, poi Calazze. Deviato il suo lancio Camoranesi, allora riparte la Juve, Thuram, Ferrara, siamo vicini al ventesimo del primo tempo alla delle Alpi, la Juventus in vantaggio per 1-0, Pirlo, largo Inzaghi, al centro c'è Rivaldo, trova Inzaghi, entra in aria, si allunga un po' il pallone, cerca la conclusione, trova la deviazione e il primo calcio d'angolo dell'incontro per il Milan. Beh sì, il Milan adesso ha cominciato a giocare un po' Pirlo si ha più libertà adesso, non è più pressato dalla costante avanzata di Nedved, ha cominciato a giocare un po' meglio il Milan adesso. A parte Pirlo, Nesta e Maldini praticamente salgono tutti nell'area di Buffon, i giocatori di Ancelotti, dalla bandierina va Rivaldo che appoggia all'indietro per Pirlo, è il tempo di controllare, escono però in due su di lui, gli rubano il pallone, non c'è fallo, parte il contropiede della Juventus orchestrato da Del Piero, al suo fianco corre Nedved, c'è anche Thuram, arriva in area Thuram, palla sul destro, rete Thuram, la rapidità della Juventus con cui è uscita dall'azione di calcio d'angolo del Milan e Lilian Thuram, come fece in una semifinale mondiale al Parco dei Principi, un gol straordinario. Beh, dobbiamo dire che ha un altro sbaglio di Pirlo, perché in condizione di tiro ha voluto dribblare, ha perso pallone contro piedi della Juventus e ancora una volta la intelligenza di Del Piero, guardate come ha aspettato che arrivasse Thuram proprio in zona tiro e poi lo ha lanciato con una precisione incredibile. Dobbiamo dire amici che la difesa del Milan dà queste cose in vantaggio. Secondo gol nella nostra Serie A per Lilian Thuram alla partita numero 201, è un giocatore da grandi eventi. Comunque dobbiamo dire che per due volte chiaramente Pirlo è stato protagonista negativo, perché ha perso la palla a metà campo che poi ha successo il primo gol della Juventus. La seconda volta stava per tirare, ha cercato un dribbling che poteva anche essere inutile perché poteva allargare ancora Rivaldo sulla destra, ma ha perso sto pallone. Qui rivediamo il fuorigioco di rientro giusto di Inzaghi subito dopo questa azione, giro rapido a bordo campo perché la partita sta prendendo una connotazione importante, direi. Intanto l'appoggio di Tacchinardi per Birindelli, cerca di pressare il Milan, ha recuperato con Rui Costa, lo scambio con Inzaghi, palla dentro di Ferrara, un tocco di troppo ancora del Milan, Nedved, Davids cerca posizione di Vaio, c'è anche Del Piero, rallenta un po' la manovra Edgar Davids, alla fine viene contratto il suo tentativo di lancio, ma è ancora Juventus, un ottimo controllo di Tacchinardi, palla fuori per Del Piero, è andato lui a sinistra, adesso più manovrata l'azione della squadra di Lippi, allarga per Thuram, evita Seedorf, poi Camoranesi in profondità, Šimić, doppio controllo per evitare che il pallone arrivi a Del Piero, ma alle sue spalle c'era Davids, insiste la Juve, altro cross dentro, Calazze di testa, c'è anche una spinta e allora il calcio di punizione è per il Milan, iniziamo da Martina Maestri. Martina,
E Lippi proprio in questo momento si stava lamentando per la decisione dell'arbitro, non ha capito perché aveva fischiato. Comunque fino ad ora veramente un Lippi molto molto tranquillo e molto molto soddisfatto. Vuole da qualche minuto che cerca di chiamare Nedved per dirgli qualcosa, Nedved non lo sente assolutamente, appena ridarà l'indicazione ve la comunico. Beh, ci mancherebbe che non sia contento Lippi. 23 minuti, 2-0 sul Milan e Juventus che sta giocando benissimo. Milan che concede ancora molto. Del Piero, intanto c'è proprio Nedved a terra, non se ne accorgono neanche i giocatori della Juventus. Tiene palla Camoranesi e alla fine se ne accorge Thuram, mette il pallone in fallo laterale. Nedved a terra per uno scontro precedente che stiamo rivedendo con Nesta, una botta probabilmente al ginocchio perché si tiene il ginocchio, uno scontro tra due ex compagni di squadra. Cartellino anche giallo per Nesta, questa piccola pausa ci dà l'opportunità di andare da Marco Nosotti. Marco, in questo momento Carlo Ancelotti ha chiamato sia Costa che Seedorf per rimettere un po' a posto le cose in mezzo, certe percussioni centrali stanno preoccupando non poco. Carlo Ancelotti, vediamo Rui Costa che si sta spostando sulla destra con Ambrosini più accentrato e una posizione diversa ora di Pirlo, ma sono tutti a colloquio con la panchina di Carlo Ancelotti che credeva di aver messo a posto un po' le cose nel filtro di centrocampo, poi un contropiede al termine di un'azione d'angolo. Fuori casa stai perdendo 1-0, è veramente pesante. Cos'è, qual è il limite? Non capivo cosa, ma lì ne sta dicendo a Calazze che c'è un girotondo lì, dovrebbe essere quello giramento che fa Camoranesi intorno a lui, che va nel centrocampo, torna indietro e entra da tutte le posizioni. Sicuramente Calazze ha un dei problemi, però abbiamo visto già in precedenza con la palla persa di Pirlo, lì dà l'impressione che forse hanno reclamato un fallo. Azione dalla quale poi è nato il di Thuram. C'è un giocatore che non segna tantissimo ma sceglie sempre occasioni importanti, lo era stato alla semifinale del mondiale, tra l'altro lo Stade de France, lo è sicuramente un Juventus Milan. Eh sì, proprio così. Tu vedi la Juventus con la facilità di spostare i giocatori, Ferrara che gioca terzino gioca centrale, Thuram che gioca centrale gioca terzino, a parte che Ferrara può fare benissimo centrale ma terzino forse magari non è più il caso di farlo. Giuseppe, sono solo 25 minuti dall'inizio della gara, possiamo dire una gran bella Juve però. Sì, molto bella, naturalmente il Milan ha concesso molto in difesa, su molto spazio chiaramente, soprattutto a Nedved che entrava sempre in libertà, e Del Piero tutte le due volte che è entrato da solo praticamente, poi ha fatto due assist meravigliosi. Qui intanto il Milan proprio con Rivaldo va a guadagnare un calcio di punizione, distanza però notevolissima. Beh, dall'area di rigore vedremo se la sentiranno o Pirlo o Rivaldo stesso che sono sul pallone. C'è anche Seedorf leggermente staccato di provare una occlusione. Sono 29 i metri dalla linea di porta che ci segnala il nostro computer. La distanza della barriera sembra regolare, vedremo quale sarà la scelta dei rossoneri. Adesso si allontana un po' Rivaldo, forse se vanno di potenza va Seedorf, ma arriva Rui Costa. Adesso avanza un pochino la barriera della Juve, prova Rui Costa, tiro non potente, neanche troppo preciso. Beh, ma neanche tanto tanto lento, perché è stato un tiro abbastanza da quella distanza lì, sembrava che poteva essere un po' meno forte, invece con Buffon in porta è un po' difficile fare gol da lì. E allora riparte la Juve, c'è un altro fallo però, questa volta su Birindelli. Marco Nosotti a bordo campo. Marco, eccomi qui. Dicevamo, c'è stato un cambiamento dopo quel conciliabolo, Ambrosini che va a prendere Nedved, si è accentrato, Rui Costa alto a destra, bisogna coprire il centro-sinistra dello schieramento difensivo del Milan. Beh, Massimo, mi sta l'impressione che qualcuno della Juventus non sta tanto bene, perché Bayocco sta, se non mi sbaglio, Bayocco si sta scaldando. Adesso vedremo, ovviamente poi Martina ci dirà se c'è qualche problema in casa Juventus, probabilmente anche a livello precauzionale, visto la botta precedente di Nedved. Però vediamo intanto questa azione del Milan, poi sentiremo Martina. Pallone appoggiato all'indietro, poi largo su Seedorf, sono in due su di lui, cerca allora di aprire verso Šimić, l'appoggio per Rui Costa, arriva il cross, Thuram in tuffo,
poi Ambrosini cerca lo slalom, sempre Thuram che lo chiude e la Juventus può ripartire, lo fa con Nedved. Del Piero cerca posizione incrociando Di Vaio, numero di Del Piero tra due avversari, poi appoggia per Thuram costantemente in appoggio offensivo. Nedved attende Camoranesi. Thuram, quest'anno sono tanti i giocatori che hanno parlato di serenità, di aver trovato il sorriso. Thuram è uno di questi, è un Thuram che ha ritrovato anche la convinzione di giocare in quel ruolo che forse non ha mai amato troppo, ma nel quale, come ha detto recentemente anche Vieira, sia in nazionale e adesso anche nella Juventus, indiscutibilmente mette a frutto tutta la sua classe. Ma sai, tante volte è solo nella testa che uno non sa fare le cose, perché basta volerlo fare, si può fare. Sono dei giocatori che non sanno, non vogliono giocare un'altra posizione, ma sanno giocare. Se si ha la classe di Lilian Thuram. Calcio di punizione in favore della Juventus, si allarga proprio Thuram, Camoranesi però va direttamente in area tra le braccia di Abbiati, l'avevamo promesso, a bordo campo Martina Maestri. Quando c'è stato il fallo di Nedved, Tacchinari si è avvicinato alla panchina e si è fatto massaggiare la coscia sinistra, aveva tipo un leggerissimo fastidio nella parte posteriore della coscia, però Libri gli ha chiesto se ce la faceva, le ho detto sì sì, per il momento nessun problema. Molto bene, perfetta come al solito Martina Maestri. Intanto bravo Davids, si porta a spasso pallone, due avversari, cerca di appoggiare proprio per Tacchinardi che sfiora palla, non riesce a controllarla però nel contrasto con Rivaldo, si sviluppa l'azione rossonera, Zedorf, Pirlo, il tocco laterale per l'avanzata di Calazze, ancora Pirlo, sino a questo momento questa sera abbiamo visto poco le sue giocherie. Rui Costa, Pirlo, per lui è quasi zona tiro, preferisce un tocco verso Zedorf che cercava di allargare. Calcio di rigore per il Milan, non ha avuto nessun dubbio Paparesta. Calcio di rigore per il Milan, adesso cercano un po' tutti di far valere le loro spiegazioni. Rivediamo, fallo di mano per anticipare Zedorf, eccolo qua, il fallo di mano per anticipare Zedorf di Birindelli, qui lo rivediamo, leva il pallone dal petto di Birindelli, di Zedorf, Birindelli con la mano, calcio di rigore per il Milan. L'arbitro non ha avuto un attimo di esitazione, dalle immagini abbiamo rivisto come con la mano Birindelli tocchi il pallone che cercava di mettere giù con il petto Zedorf, e ha deciso per il calcio di rigore. Milan che ha avuto problemi dal dischetto in questa stagione, solo due gol su cinque tentativi, l'ultimo lo ha fallito Inzaghi rubando, detto tra virgolette, il pallone a Pirlo che ha detto adesso li tirerò sempre io, e allora si presenta lui sul dischetto contro Buffon, fischia l'arbitro, va Pirlo e c'è il gol che riapre la partita, 2-1 per la Juventus, implacabile dal dischetto Pirlo. È una magnifica partita, amici, è una partita straordinaria per contenuto tecnico che sta dando sia la Juventus che il Milan. Il Milan magari fa un po' più fatica negli ultimi 18 metri, però con i suoi giocatori possono inventare il gol da qualunque momento. Guardate che bel tiro rigore, Buffon ha tentato una sortita raso terra e Pirlo l'ha alzato molto bene nell'angolino alto, bravissimo Pirlo, riapre la partita per noi e per voi naturalmente, chi ama il calcio sarà molto più bello. Quarto gol in questa stagione per Andrea Pirlo, la risposta immediata della Juve con Thuram che sembra un tornante ormai sulla fascia destra, due su di lui, riesce ad andare anche al cross, Nedved anticipato però, Davids riallarga ma c'è la segnalazione di un fuorigioco di rientro probabilmente proprio su Del Piero. Il problema della Juventus, del Milan, si sta centralizzando soprattutto su Calazze, perché sia Thuram sia Camoranesi riescono a avere il sopravvento su di lui, vanno da questa parte, creano le occasioni, Thuram addirittura si è infiltrato nel secondo gol, cioè sta diventando un problema per la difesa del Milan, non che il giocatore non sia bravo, però in questa sera è in difficoltà. Partita importante, partita bella, ricca di episodi questo Juventus-Milan, che ovviamente non delude nessuna delle attese della vigilia. Siamo molto contenti come Telepiù di potervela proporre in diretta e in esclusiva, una partita che va in 5 continenti nel mondo con le nostre immagini. E questo ci fa molto piacere naturalmente. Guardate qui è un altro cartellino giallo per Rui Costa, se non sbaglio. Altro cartellino giallo per Manuel Rui Costa, ammonito dopo Nesta.
Qui rivediamo la trattenuta reiterata tra l'altro di Rui Costa, che poi non contento si aiuta anche con il braccio destro, e quindi calcio di punizione per la Juventus, difficile pensare ad una conclusione diretta. Comunque sul pallone va Edgar Davids, cerca la potenza ma non trova assolutamente la precisione. Ritroviamo invece ancora Marco Nosotti a testimoniare l'attuale momento del Milan. C'è Ancelotti che si sta sbracciando, indicando ai suoi ragazzi di impegnarsi, sta urlando forza, forza, ma soprattutto quando ritorna in panchina si è girato e ha detto: non riusciamo a vincere un contrasto stasera. Ma è vero, Giuseppe? Non riescono a vincere un contrasto? No, dà impressione che la Juventus si muove molto di più, soprattutto dal centrocampo in su. Milan ha solo difficoltà negli ultimi 18 metri. E come ho detto, vede, tutti vengono dalla parte destra perché lì è la miniera d'oro che hanno trovato. Rui Costa sta molto stabilmente sulla destra, non viene quasi mai nel centro. Quella è una posizione un po' strana del giocatore portoghese. Diciamo che rispetto a come le squadre sono state abitualmente disegnate in questa stagione, qualche variante dal punto di vista dell'utilizzo c'è, sia quella della Juventus con Nedved, l'abbiamo detto, che stabilmente parte praticamente da posizione centrale. Qui lo vediamo anche andare al tiro, tiro ribattuto, poi Davids sulla respinta se ne va in slalom, viene affrontato al limite dell'area regolarmente però da Šimić, secondo l'arbitro che era proprio lì. Variante nella Juve, variante anche nel Milan, perché Rui Costa non è dietro le punte. Quella posizione, visto che la punta è una sola, ce l'ha praticamente Rivaldo, e allora Rui Costa trova spazio largo sulla destra. Sì, infatti agisce molto su quella parte là, non viene mai sulla sinistra come nelle altre partite che cambiava molta posizione. Invece chi si muove molto in lungo e in largo è Seedorf, eccolo là dove si trova. Che adesso va a dialogare, a chiudere il triangolo con Rui Costa, arriva il raddoppio su di lui, cerca di andarsene in slalom, viene fermato da Birindelli, commette fallo per recuperare questa volta nel duello il bianconero che ha la meglio. Beh, dovevo dire che il Milan è differente dalle altre partite, stanno cercando a volte di fare un'azione personale vicino all'area, e le due occasioni del gol della Juventus è successo proprio per il sbaglio di dribbling, e anche adesso di nuovo Seedorf davanti all'area ha voluto dribblare. Alla caccia del pallone Nedved ci riesce di forza, poi viene anche spinto e allora l'arbitro gli assegna il calcio di punizione nel contrasto con Nesta. Tante cose hanno vinto assieme questi due giocatori nella Lazio, addirittura 6 trofei a livello nazionale e internazionale. Il cross di Thuram nel mucchio, tocca proprio Nesta. Maldini, alla fine il Milan riesce ad allontanare con Pirlo, largo per Rui Costa, viene preso subito alto da Birindelli. Si destreggia benissimo, palla al piede Rui Costa, sì. Grande pittore di questo sport. Sì, nascono fiori dove gioca lui, come ho già detto, lui, Baggio, sono i giocatori che nascono i fiori dove giocano. Rivaldo parte da dietro, appoggia su Calazze, viene incontro Inzaghi, dunque era stato invece per Pirlo, sta cercando di muoversi molto ma non vede tantissimi palloni, super Pippo Inzaghi. Qui arriva la spinta su Rui Costa, altro calcio di punizione per il Milan. C'è da dire che ci sono molte situazioni di gioco fermo, gioco abbastanza spezzettato, ma per fortuna non ne risente la continuità, stranamente. Assolutamente no, però dovevo dire che il Milan sta migliorando un po' il possesso di palla, prima sprecava un po', il Milan sta giocando un po' meglio adesso, Pirlo ha cominciato a prendere un po' le posizioni, Rui Costa molto largo, Seedorf è andato più centrale e stanno facendo un po' più di movimento, più di geometria. E adesso attenzione al sinistro possibile di Rivaldo, in zona battuta c'è anche Pirlo, barriera nutrita, predisposta da Buffon, fischia Paparesta, parte Rivaldo, prova la conclusione Buffon. Inzaghi era lì, Inzaghi era lì vicino. Se li ribadeva più centrale che laterale, che giustamente un grande portiere sa fare queste cose. Piccolo eccesso di confidenza per un portiere, a parte un'incertezza al St. James Park in Champions contro il Newcastle, assolutamente perfetto. Attenzione ancora a Del Piero, punta l'avversario, poi si accentra, c'è Nedved da sinistra, ha provato questa volta Del Piero il destro sul rimpallo con Nesta, appoggia per Camoranesi, si allunga il pallone, poi abbatte un po' Calazze e alla fine Maldini risolve spazzando. L'unica cosa da fare è buttare via la palla per dare respiro alla difesa, chiaramente, e allontanare un po' la Juventus dall'area del Milan. Qui grande rischio corso dalla Milan, perché se Del Piero probabilmente anziché cercare la conclusione avesse cercato invece Nedved largo a sinistra,
Questo Cecco era in grande posizione e solissimo. Lancio per Rui Costa, che a volte quasi sta scambiando la posizione con Rivaldo, e lui quasi la spalla di Inzaghi, con Rivaldo più arretrato. Sempre Milan con Pirlo. Dovevo dire, Massimo, che anche il contropiede del Milan è scaturito da un dribbling, una palla persa della Juventus, è scaturito da una palla persa del Milan in avanti. Nedved favorisce l'inserimento di Davids, punta Šimić, voleva andare verso l'interno, l'ex giocatore dell'Inter lo chiude però in fallo laterale. Birindelli, che ha ricevuto da Davids, punta verso l'area, il cross, Abbiati con mani sicure. Che velocità Birindelli, che azione che ha fatto, veramente bellissima questa azione, e è riuscito a trovare ancora Del Piero vicino all'area, ma lì è stato bravissimo Abbiati, che l'ha intervenuto benissimo anche sul primo palo. Abbiati ritrova una maglia da titolare in una partita così importante per l'infortunio di Dida, 4 punti di sutura sotto il ginocchio. Ancelotti è stato però molto chiaro in questa stagione: Dida è il titolare, e per questo forse mugugna un po' Abbiati, che sembra stia cercando altre soluzioni. E anche il Milan sta sondando il mercato dei portieri, si è parlato di Kahn, Oliver Kahn, il portiere della Germania e del Bayern di Monaco, ma sembra che ci sia una strada che porti anche a un grande portiere italiano che è diventato grande recentemente. Il suo padre era grandissimo anche. Carlo Cudicini, bravissimo con il Chelsea, che meriterebbe attenzioni non solo dei grandi club, ma forse anche a livello azzurro. Scatenato Nedved. Camoranesi, Del Piero cerca di farlo correre sulla fascia, di tacco lo ha fermato Maldini. Pirlo, che è ritornato nella sua posizione di playmaker arretrato. Maldini, pressato da Del Piero, va subito al lancio. Colpo di testa di Giuliano. Poi vanamente rincorre il pallone di Baio. La posizione del Rui Costa, sempre fermo sulla fascia destra, dove tra l'altro per lui è più difficile perché Benidele è molto veloce. Tanto per un attimo abbiamo visto inquadrato anche Alessio Tacchinardi. Complimenti a lui, oggi festeggia 200 partite in Serie A con la maglia bianconera. L'apertura di Rui Costa, parte largo Inzaghi, non riesce però a filtrare come avrebbe voluto. Allora la Juve. Allora l'indietro per Davids. Va incontro Nedved, tiene palla all'olandese. Ci sarebbe spazio dalle parti di un attivissimo Thuram. E allora lo vede prontamente Ferrara. Scatta Camoranesi, apre un varco per Thuram. Braccio largo di Seedorf, calcio di punizione per la Juve. Batte Camoranesi per Del Piero. In area Del Piero, chiuso da Calazze. Spazza Nesta. Che numero che aveva fatto ancora Del Piero, ma non è finita. Tacchinardi. Ferrara, Tacchinardi. Pensa ad un cross e poi vuole avanzare, recupera Inzaghi su di lui e commette fallo. Cerca di proteggere, lo fa bene il pallone Alessio Tacchinardi, che poi ha battuto il calcio di punizione. Davids, Nedved si propone ancora a Birindelli, il tocco largo è per lui, al centro c'è Di Vaio oltre a Del Piero, ma c'è soprattutto Nesta per il Milan che allontana. Rui Costa, partita senza pause. Fallo su Rui Costa da parte di Davids, che non è molto convinto, si è preparato con il solito entusiasmo, grinta, quasi rabbia agonistica per questa partita, non ha seguito la squadra a Piacenza, è rimasto però mercoledì a Torino ad allenarsi in maniera molto dura per una sfida che lui sente molto sua, non soltanto perché è importante, ma è la sua ex squadra dove tanto felice non è stato. Beh, sicuramente, adesso si è stato fischiato un fallo contro il Milan. Rui Costa si è lamentato perché aveva lui il pallone, chiaramente forse l'ha spinto. Ecco, abbiamo rivisto la trattenuta, sì, di Rui Costa su Birindelli, ecco perché del calcio di punizione per i bianconeri. D'altronde l'assistente dell'arbitro è mezzo metro, se sbagliava lì era proprio, a questo punto si dubitavamo anche voi. Il problema di voltarsi Di Vaio, viene chiuso da due avversari, alla fine ottiene forse il massimo, cioè la rimessa laterale in quella zona. 2 minuti e mezzo più recupero alla fine di un bel primo tempo, 2-1 per la Juventus. Rui Costa, Milan cresciuto tantissimo però in questa seconda fase,
della prima frazione di gioco. Adesso prova ad esprimersi con Calazze, altro errore, Camoranesi deve rimediare Ambrosini, che adesso ha assunto una posizione molto centrale, a volte svaria quasi sulla sinistra. E purtroppo per il Milan c'è Calazze che non contiene Camoranesi, oltretutto non sta in una serata giusta, perché sbaglia anche i passaggi elementari, chiaramente crea un po' di difficoltà per Maldini, perché per Maldini poi deve sobbarcare del lavoro in più. Cosa vuoi dire? Che se tu fossi Ancelotti penseresti anche a Serginho che è in panchina? Ma Serginho non è un grande marcatore, Serginho è un giocatore che può tenere Turan fermo sulla sua in difesa, perché attacca moltissimo Turan. Visto quello che ha fatto Turan stasera già non sarebbe male. E infatti. Tanto Davids, per poco non mette nei guai Giuliano che rimedia. Rui Costa. Pirlo guarda dentro, attende il movimento proprio di Rui Costa per andare da Ambrosini. C'è contatto e altro calcio di punizione. Qui lo rivediamo, il controllo di Massimo Ambrosini e il fallo di Tacchinardi nettissimo su di lui. Il gioco già ripreso, Calazze, Pirlo attaccato anche da Del Piero, il cross dentro, allontana prima Ferrara poi Davids, quindi cerca di distendersi ancora in velocità e lo fa benissimo la Juventus. Nedved per Di Vaio, pallone un po' a metà tra Nedved che era avanzato e Del Piero che invece era in posizione ancora troppo distante. Il Milan ringrazia e si riorganizza con De Calazze, salta netto Camoranesi questa volta, in avanti c'è Inzaghi, tocco corto per Zeedorf, salta subito il suo uomo, poi appoggia per Rivaldo, cerca la conclusione, c'è la Rui Costa, calcio d'angolo, c'è la Rui Costa completamente solo, oltretutto Rivaldo non era in condizione molto di migliore di tiro, c'era anche Inzaghi in buona posizione, bravo Buffon, bravo anche a pensare però la soluzione Rivaldo, che ha cercato con il pallone avanzato una traiettoria difficile. Intanto il calcio d'angolo battuto, un minuto di recupero, l'avete visto, è stato segnalato. Rui Costa può mirare per il cross nel mucchio, la Juventus che allontana, minuto di recupero che ovviamente è già iniziato perché il 45esimo è scoccato. Grande finale del Milan di questo primo tempo, cross dentro. Adesso la Juventus sta soffrendo un po' la pressione della squadra di Ancelotti. Sì. Falloso il recupero di Maldini. Maldini forse ha ragione, perché il riscontro è stato fortuito. Non è stata un'entrata di Maldini, vedete qua? Abbiamo impressioni che ho avuto io. Tutti e due sono andati sul pallone. Maldini è entrato con la gamba destra proprio sulla palla. Sì. Ed ecco perché stava protestando con Paparesta. Ultimi secondi del primo tempo. Il lancio di Thuram potrebbe essere l'ultima azione della prima frazione di gioco. Giganteggia ancora Maldini, finisce qui un primo tempo bello, estremamente intenso, non sono mancate le emozioni. Qui stiamo rivedendo il tiro di Rivaldo, ci arriva anche se forse era destinato fuori Buffon, ma fa bene a deviare in calcio d'angolo. Insomma, avevamo presentato una grande partita, è stata una grande partita nel primo tempo.